Bentornati, questa è sempre Vera Mattina, ci occupiamo di disturbi alimentari, un ampio spettro che cercheremo di conoscere, di presentarvi al meglio con i prossimi ospiti. In collegamento con noi abbiamo Carla Coccia, che è presidente FADA, ma anche Patrizia Jacopini, psichiatra, referente del Centro Disturbi Alimentari dell'Area Vasta 4. E avremo in collegamento anche Raffaella Caponi, una mamma, membro del direttivo FADA. Vado a salutarle, do il benvenuto a tutte voi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di entrare nel dettaglio del tema che adesso andremo ad affrontare, guardiamo insieme questo servizio che ci parla in particolar modo di anoressia rispetto alle ultime notizie. Sentiamo. L'anoressia che uccide. L'ultimo drammatico caso è quello di Giulia Scaffidi. Giovedì scorso, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Lodi, è entrata in coma alle 5 del mattino. Dopo 7 ore è morta. Avrebbe compiuto 18 anni tra un mese. Soffriva di anoressia da 3 anni e nell'ultimo periodo era arrivata a pesare 26 kg. Ma lei si vedeva bene così, ha raccontato al Corriere della Sera il fratello maggiore Tony, 37enne art director e make-up artist. Una cascata di riccioli biondi, bella e solare. Giulia aveva tutta la vita davanti, ma quell'ombra che si è insinuata nel suo cammino è diventata sempre più grande fino a risucchiarla. Giulia sognava il mondo della moda, cercava la perfezione attraverso la magrezza che è sconfinata in anoressia. La sua famiglia, non appena si è accorta che la ragazza nascondeva il cibo, ha cercato di combattere al suo fianco, come hanno raccontato al Corriere della Sera Tony e mamma Elena. La prima volta la ragazza è stata ricoverata a Piacenza. È rimasta in cura per 4 mesi e quando è uscita dall'ospedale sembrava avesse intrapreso la via della guarigione. Poi c'è stata la ricaduta. Giulia non mangiava, beveva solo acqua bollente. Saliva e scendeva le scale di casa in piena notte per tenersi in forma. Sono seguiti altri 2 ricoveri nel centro specializzato per i disturbi dell'alimentazione di Villa Garda. Durante la pandemia Giulia e la sua mamma sono state insieme al San Paolo a Milano, confinate in una stanzetta per 5 mesi per evitare di prendere il Covid. Nonostante il supporto e l'aiuto medico e l'amore dei suoi cari, Giulia però non ce l'ha fatta. La famiglia, nonostante l'inconsolabile perdita, vorrebbe proteggere da quell'inferno tutte le ragazze che inseguono la perfezione del corpo, abbagliate magari dai propri idoli. Mamma Elena e il fratello Tony spronano le influencer a dare l'esempio perché fanno parte di quel mondo che le giovani cercano di emulare. Le fashion blogger evitino di accostare il raggiungimento della forma perfetta ai sacrifici alimentari. Questo l'appello dei familiari di Giulia. Si è belle anche con qualche chilo in più. Cerchiamo allora di capire come questo ed altri fenomeni legati ai disturbi alimentari si comporta in era Covid. Lo chiedo alla dottoressa Jacopini. Buongiorno ancora a lei, dottoressa, dato che è referente del Centro Disturbi Alimentari dell'Area Vasta 4, immagino ne abbia ascoltati diversi di casi difficili e ne segua altrettanti. Ecco appunto, le rivolgo nuovamente questa domanda. Disturbi alimentari, è cresciuto il fenomeno in pandemia? Buongiorno, grazie di avermi invitato a parlare di quello che accade in questa fase particolarmente impegnativa per tutta la nostra nazione e il mondo, direi. Diciamo che rispetto a queste problematiche possiamo parlare di un vero bollettino di guerra. Una pandemia nella pandemia, rispetto agli disturbi alimentari, il fenomeno è cresciuto enormemente, parliamo del 30, addirittura anche il 40% delle nuovi casi per disturbi alimentari. E facciamo fatica come servizi pubblici a dare risposte a le notevoli richieste. Come fenomeno
direi che la cosa preoccupante è l'esordio nelle giovanissime. Si sta abbassando notevolmente l'età d'esordio con la gravità a cui afferiscono i servizi. Quindi questi sono dati veramente allarmanti e stanno preoccupando non solo appunto il nostro servizio, ma anche i colleghi, tutti i colleghi che si occupano di queste problematiche. Proprio ieri abbiamo avuto un confronto con le società scientifiche e con le varie associazioni che fanno parte delle, appunto, dei disturbi alimentari, e è un fenomeno nazionale, non è un fenomeno locale, non è un fenomeno legato alle regioni o al territorio, è un fenomeno su scala nazionale, quindi è veramente un allarme importante. È così, dottoressa Coccia, presidente Fada, questo fenomeno tocca sempre più giovanissime, ecco, quindi insorge prima rispetto a tanti anni fa. Sì, buongiorno, grazie per questa opportunità. Noi siamo sul versante famiglia e quindi abbiamo un po', diciamo, il polso rispetto a quello che è il coinvolgimento familiare. E anche noi, come diceva la dottoressa Jacopini, abbiamo questa percezione, veramente un'esplosione di casi e di soprattutto appunto di insorgenza in età adolescenziale e con gravità di sintomi abbastanza immediata. Le dico che negli ultimi 5-6 mesi noi abbiamo avuto tantissimi nuovi contatti con famiglie che ci chiedono aiuto sia nel primo esordio, quindi proprio nell'accompagnarli eventualmente a trovare un luogo di cura adeguato, sia nella fase di accompagnamento alla cura. E le famiglie, pur essendo consapevoli e forse riconoscendo la sintomatologia anche abbastanza presto, perché la famiglia, i genitori sono fondamentalmente attenti, è molto difficile accompagnare i familiari nella cura, cioè nella diagnosi, nella cura di questo tipo di disturbo, di questi tipi di disturbi che oggi si, poi ce lo dirà anche la dottoressa, si esplicano anche in modalità varie. Sì, sì, ecco, poi ne parleremo, ma le famiglie sono veramente in difficoltà. Anche se oggi la famiglia è una risorsa, mentre prima era vista un po' come il capo d'accusa, e quindi sta a fianco dei sanitari nell'accompagnare la cura, ma non è una, purtroppo non è semplice. Anche noi abbiamo forti difficoltà e per questo FADA è impegnata veramente già da tempo nel fare attività di sostegno alle famiglie in questi percorsi così difficili e articolati e molto lunghi, molto sì, lunghi. Anche perché, guardi, prima abbiamo parlato di alcolismo e si diceva che è importante la fase della consapevolezza, perlomeno della volontà del soggetto, quasi sempre adulto, a farsi aiutare, no? In questo caso io credo che la doppia difficoltà, correggetemi se sbaglio, è proprio, ecco, operare su giovanissimi pazienti e quindi, ecco, è un compito assai più arduo, no? Sì, molto difficile e tra l'altro il cibo è la centralità della nostra vita. Sì. Quindi lei capisce che chiamiamola dipendenza, chiamiamolo come volete, però è molto difficile lavorare su un disturbo legato al cibo, che è la cosa che ci serve per vivere. E quindi è molto molto arduo, però noi ci siamo, certo. Noi facciamo delle attività di sostegno e poi ce le indica anche Raffaella. Assolutamente, allora vado proprio dalla signora Raffaella per capire che tipo di attività voi proponete, ma prima di questo vorrei anche chiedere se ha avuto un'esperienza diretta, se può in questo caso eventualmente condividerla con noi.
Mi dicono che manca l'audio, probabilmente signora Raffaella lo deve attivare. Allora la chiamiamo magari al telefono, cerchiamo di capire se riusciamo a prendere l'audio. Mi dicevano appunto, mi suggerivano di attivare il microfono. Vediamo se riusciamo, così sentiamo anche la voce della signora Raffaella. Nel frattempo, Presidente, questi servizi, no? In che cosa consistono? Sì, noi abbiamo da tempo attivato un percorso di mutuo aiuto per le famiglie, facciamo degli incontri che abbiamo fatto anche durante la pandemia, cioè voglio dire durante il lockdown, quindi a distanza, e aperti a tutti i familiari dei pazienti, dove guidati anche da degli esperti procediamo nel sostegno proprio di concreto, direi, facciamo anche delle simulazioni, quindi del sostegno all'assistenza al pasto, quello che può essere tutte le dinamiche che si possono innescare durante nell'accompagnare, perché non è semplice, guardate, è una patologia molto complicata perché coinvolge tanti aspetti. E poi stiamo per aprire uno sportello di ascolto proprio in presenza, che partirà da gennaio. Stiamo facendo delle attività di formazione nelle scuole, e partiremo prossimamente dal liceo di San Benedetto del Tronto in gennaio, aiutati dai sanitari, quindi dalla dottoressa Jacopini, con un corso articolato per gli insegnanti, perché è molto importante che tutti quelli che sono coinvolti anche nel, diciamo, non solo la famiglia, ma gli educatori, tutti quelli che operano anche nello sport, nella danza, siano coinvolti in qualche modo nel percorso di soprattutto di primo riconoscimento del disturbo e poi nell'accompagnare i giovani nel percorso di cura. Quindi tutte queste figure sono fortemente coinvolte, per cui noi abbiamo voluto fortemente questa formazione nelle scuole. Inoltre siamo impegnati anche sui social, quindi abbiamo i nostri social dove offriamo comunque parte risposte, eventuali richieste di aiuto, ma anche forniamo del materiale che possa essere di ausilio, perché comunque bisogna formarsi su questi temi qui se vogliamo essere di aiuto veramente, di sostegno. Raffaella, riesco a sentirla adesso, vediamo di fare una verifica. Sì, io la sento. Ecco, benissimo. Le chiedevo se ha vissuto un'esperienza diretta. Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio anche io per questa opportunità di essere con voi. Io come testimonianza di un familiare che in un certo senso ha vissuto e vive tuttora questa malattia, non posso altro che dire e sottolineare l'importanza che in questo momento l'associazione riveste, perché la famiglia fino a qualche anno fa non veniva considerata nella sua interezza, o meglio, veniva anche messa nel banco degli imputati. Oggi invece si riscontra, e hanno visto, poi la dottoressa me ne può anche confermare, di come la famiglia sia molto importante, però in questo la famiglia ha bisogno di aiuto. Il fatto che i genitori, o non solo, tutti i familiari si ammalino con la persona che soffre di questo disturbo, ormai è un dato di fatto. E dunque le emozioni che subentrano sono intense, sono forti, si parla davvero di impotenza, di tristezza, di rabbia, di paura. E tutto il contesto familiare è chiamato a gestire queste emozioni che sono stravolgenti, non travolgenti, proprio stravolgono. E il fatto che ci sia un'associazione sul territorio come FADA che dà supporto, permette la condivisione di tutti questi aspetti emotivi,
è assai importante perché solo insieme, solo condividendo le esperienze, questi stati emotivi, anche la famiglia viene supportata e Fada aggiunge in questo tantissimo, perché i genitori ti portano la loro sofferenza e la condividono, si alleggeriscono parecchio e dunque riescono ad essere una risorsa per la persona che ha un disturbo davvero importante. A proposito di disturbi, parliamo di disturbi alimentari, no? Ovviamente, dottoressa Iacopini, quali sono i più comuni? Naturalmente i più comuni che sono conosciuti oramai da tutti, l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating disorder, che in qualche modo è un po' a cavallo con l'obesità, ma ci sono anche nuove forme che non sono così conosciute come quelle tradizionali, e parlo di ortoressia, cioè quelle forme dove soprattutto i giovani si focalizzano come pensiero ossessivo sui cibi sani, su quegli alimenti in qualche modo che possono, no, rientrare in un pensiero quasi magico di non contaminazione nel corpo come sostanze dannose. E capite già che siamo in uno spettro, no, particolarmente complesso come ideazione del pensiero. Oppure altre forme come la vigoressia o la bigoressia, che è la forma dell'anoressia inversa, cioè la persona che cura particolarmente il corpo con esercizi fisici, con integratori, e sono ragazzi per lo più che si concentrano molto sulla forma fisica, tanto da poi entrare incastrato in un meccanismo come circolo vizioso dove tutto viene vissuto in funzione della forma fisica, soprattutto della massa muscolare molto pronunciata. E questa è anche questa una forma no, molto pericolosa. Sì, noi abbiamo presentato in apertura il caso di Giulia Scaffidi, questa giovane che beveva addirittura acqua bollente, di notte faceva le scale per no, perdere peso, era arrivata a pesare 26 kg. Tuttavia la famiglia, il fratello e la mamma hanno rilasciato questa intervista al Corriere della Sera proprio per lanciare un messaggio non solo alle giovani ma anche agli influencer, no? Perché poi tante ragazze oggi si riferiscono a questo mondo virtuale per cercare la perfezione. Questo ovviamente è un caso estremo. Io vorrei piuttosto però chiedere a Carla Coccia, in questo caso, quali potrebbero essere i segnali che i genitori possono in qualche modo intercettare e su cui prestare attenzione? Allora, sì, grazie per questa opportunità e poi anche la dottoressa ci aiuterà in questo. Sicuramente un cambiamento, cioè quando noi osserviamo un cambiamento che può essere di abitudini, all'inizio magari solo anche di pensiero, che poi si traduce in un cambiamento di comportamento, che può essere vario, come diceva la dottoressa. Allora, per esempio una selezione dei cibi all'inizio, oppure una riduzione, oppure un pensiero che accompagna continuamente il momento del pasto, cioè come un qualcosa che è sempre presente, oppure il fatto dell'isolamento. Spesso i nostri familiari tendono all'isolamento quando insorge questa tipologia. Non sempre è così semplice, perché magari
in un dimagrimento immediato, allora vediamo subito, noi riconosciamo subito un sintomo, ma spesso noi genitori pensiamo che sia perché sta crescendo, perché è una fase adolescenziale, perché comunque magari c'è una difficoltà a scuola. Un altro sintomo potrebbe essere la chiusura, il fatto di non uscire, di trovarsi sempre, oppure sempre con le stesse persone. Cioè a volte è molto molto sfumato, a volte è deciso. E l'importante credo sia rivolgersi ai centri riconosciuti e accreditati. Cioè certo, spesso sì, ci troviamo a migrare, non so, allora cominciamo a pensare, ah, è un fatto di dieta, allora ci chiamiamo un nutrizionista, oppure mancanza di ciclo, quindi amenorrea, allora al ginecologo. Infatti forse la prima cosa è rivolgersi al pediatra o al medico di base, e questo forse è il passaggio più importante, ma non sempre anche qui troviamo la strada giusta, però forse il primo passo da fare è questo: riportare correttamente quello che osserviamo e farci aiutare. Guardate, spesso sì, noi ci chiamano genitori che non hanno avuto ancora una diagnosi e ci chiedono, ma secondo voi che possiamo fare? Cioè anche questo passaggio, questa nostra funzione è molto importante. Oppure ci può essere un aumento di peso eccessivo, che a noi ci si dice, vabbè, magari non si muove, magari mangia di più, e non capiamo che fa le abbuffate invece. Certo. Ok, quindi perché di solito anche questo fenomeno avviene nel nascondimento. Dottoressa Iacopini, vedo che annuisce, evidentemente è d'accordo con quanto dice la Presidente Coccia. Sui sintomi possiamo dire qualcos'altro? Assolutamente d'accordo. Io credo che il primo filtro assolutamente siano i medici di famiglia e i pediatri, dove molto spesso all'inizio è un filo sottile tra lo scivolare in una diagnosi di disturbo alimentare e invece il mantenere un'abitudine, no, sana, magari rispetto a mettersi in forma e vedersi meglio fisicamente. Quindi va affrontato con il medico appunto curante, che magari conosce meglio la persona, la famiglia. E l'aspetto che sottolineo va in qualche modo preso in considerazione da subito è il cambiamento caratteriale del ragazzo o della ragazza, perché quello che a noi dicono i familiari, i genitori, è dottoressa, non riconosco più mia figlia, è cambiata totalmente, era una ragazza solare, aperta alle amicizie, usciva sempre, non riconosco più, è chiusa, irritabile, spesso si isola in camera, mangia da sola, vuole mangiare in camera da sola. Ecco, sono questi segnali che possono in qualche modo fare, no, da sentinella per qualcosa che invece sta già covando sotto, ed è importante aiutare la persona a capire perché e dare significato, no, a questo comportamento, perché al di là del comportamento alimentare pericoloso, sia in eccesso che in difetto, emerge poi e sottende una problematica più complessa che implica appunto un lavoro molto lungo e strategico di cura. Io chiedo, ecco, faccio qualche domanda su questi che possono essere appunto i segnali, perché probabilmente è difficile, no, che sia la giovane o il giovane a chiedere aiuto, se non quando la situazione è diventata ormai grave, o no? Sì, assolutamente. Raffaella? Sì, assolutamente. Anzi, io invito tutti i familiari, mamme, e non solo nel momento in cui si rendono conto di un minimo cambiamento, di rivolgersi
ai professionisti, perché da sole le famiglie non ce la possono fare, non è un disturbo che si risolve in famiglia. Abbiamo bisogno di professionisti, poi professionisti, come diceva Carla Coccia, non di un professionista. L'approccio deve essere strategico ma multidisciplinare. Occorre il dietista, il nutrizionista, la psichiatra, la psicologa, psicoterapeuta, tutte figure che supportano e aiutano la famiglia, perché da sola la famiglia non ce la può fare. Però di una cosa, questo ci tengo a dire e ne sono certa, che tutti insieme, anche persino noi che facciamo parte di FADA, insieme con le nostre energie, con il nostro impegno, aggiungiamo qualcosa e possiamo farcela. Perché è un disturbo che non si combatte da solo, ma insieme, secondo me, ce la possiamo fare. Grazie, tutti io devo chiudere, siamo ai saluti. Ringrazio davvero Carla Coccia e Raffaella Caponi, rispettivamente presidente e membro del direttivo FADA. Ringrazio particolarmente anche la dottoressa Patrizia Iacopini, che è psichiatra, referente del Centro Disturbi Alimentari dell'Area Vasta 4. Tutte le informazioni ovviamente le trovate sul web per quel che attiene FADA e servizi dell'Area Vasta 4. Io ringrazio le mie ospiti, grazie davvero. Grazie. E buon lavoro. Ci dobbiamo fermare, abbiamo il tassativo pubblicità e poi torniamo a parlare di Covid-19 con la nuova variante Omicron. Rimanete con noi.